She'll never forget our anniversary. We got married 6 years ago. Biagio and I got married on October 10th of 2010, on 10-10-10. Io sono sfortunato, perché sono nato nell'89. E quando era, quando è stato? L'anno 58, 59? No, guarda, prova. Il 30 giugno del 1984 è stato, diciamo, un giorno epocale. Eravamo tutti quanti galvanizzati, tutti quanti come se dovessimo raggiungere una meta, tutti insieme. Guarda, io parlo e mi piange il cuore perché sono cose che non posso più tornare indietro con la mia età. Già, tutt'oggi a 43 anni che ho, ne parlo, mi viene la pelle d'oca. Sì, sì, è la stessa che vivo ora, ecco, sto... mi viene la pelle d'oca. Cioè, per esempio, quando sei bambino e dice mamma, adesso arriva Babbo Natale e ti rimane tutto meravigliato con la bocca aperta. È successa una cosa grande, una cosa mai vista fino a quel giorno là. Io sono venuto da lavoro, ho visto tutta gente che parlavano così, tutto. Ero uscito da poco dal seminario. Stavo fuori dalla porta del sindaco di Napoli. Stavo in camera da letto vedendo la TV. Era a casa, stavo giocando, ero piccolo, avevo 9 anni. Allora avevo sui 50 anni. Nell'84 avevo circa 6-7 anni, ok? Eravamo al ristorante. E viene mio padre vicino a me. E mentre i camerieri servivano e mentre la gente passava, c'erano queste piccole televisioni libere che ci aggiornavano e fino alla fine dicevano che sfumava. Si sentiva che stava per arrivare, bene, non bene. Si doveva sapere, non si doveva sapere, è venuto, non è venuto. Ma l'hanno pigliato, ma ha firmato. Uccattam, nuccattam. Per cui eravamo tutti quanti in tensione. E fu una notizia all'improvviso, non si sapeva niente. Beh, ci fu, sai, tipo un moto rivoluzionario, stava succedendo qualcosa di incredibile, qualcosa di inarrivabile. Un qualcosa che era solo un sogno. Per me fu come uno shock. Su Telemonte Carlo uscì una scritta piccolina: Maradona al Napoli. Ci ho ancora conservato il Corriere dello Sport, Diego è del Napoli. C'è scritto Maradona al Napoli. È come se fosse stato, prima di venire, già un figlio di Napoli. Io questa è una cosa che sentivo dentro, passionale, anche a livello epidemico. È stato come se arrivasse, gli americani nel periodo della guerra, cioè un liberatore, qualcuno che viene e dice ok, mo possiamo fare qualcosa. Era 60 anni che aspettavo in Napoli. E lei è stata una cosa bellissima. Si accende immediatamente questo fermento, no? Che ci dà quell'area di vincita su non si sa cosa. Qualsiasi categoria di persone si metteva insieme e ballava e cantava insieme. Allora ce l'hanno accattata. Avevamo accattata a Maradona finalmente. Sì, l'hanno accattata a Maradona. Diego! Maradona a Donapola. Comprare il più grande giocatore del mondo. L'hanno accattata a Mostra. Cioè, una cosa allucinante. Esplose Napoli. Barcellona bisognava essere forti e basta, bisognava vincere qualcosa. Essere qualcosa non era così importante. Nessuno si sarebbe aspettato che il più grande giocatore di tutti i tempi venisse a giocare in una squadra di mezza classifica che non aveva mai vinto nulla. Napoli voleva essere qualcosa, voleva ritrovarsi e credo che si siano attratti. Non riusciva a spiegarmi come Maradona dal Barcellona potesse venire a Napoli. Poi dopo l'abbiamo capito il perché. Praticamente il Napoli non avrebbe potuto tesserare Maradona perché era fuori dai tempi, perché la trattativa fu così lunga e violenta che arrivò addirittura quasi a cazzotti nella sede del Barcellona. Io ho dei flash, cioè ho queste pagine del giornale. Cioè. Un colpo di genio levantino di Corrado Ferlaino, del grande presidente Corrado Ferlaino che... Arrivato a Milano a tempo scaduto... Addirittura non aveva ancora il contratto... Corruppe il portiere del palazzo della Lega Calcio, fece protocollare una busta vuota senza contratto... Deposita un foglio di carta in bianco... Glielo andò a portare dopo 2 giorni. Una beffa favorita da un napoletano che ovviamente gli apre la porta. Altrimenti non avremmo mai vissuto queste cose. Comprare un calciatore per 13 miliardi. Fu una cosa sconvolgente, non sapeva chi doveva mettere un miliardo in Banco di Napoli, mettere un miliardo l'altra banca. Era quasi una fiche, una vincita. Ma la cosa incredibile era che ancora le persone si chiedono come sia stato possibile che sia venuto a giocare nella nostra città. Perciò rimarrà per sempre un idolo, un mito. E ha trovato la madre Napoli pronta ad accoglierla e ad allattarla e a crescerla bene, l'ha cresciuto molto bene. E lui ce n'è molto riconoscente. Il mito
qualcosa che sta dentro il sangue proprio del sud, no? Della nostra realtà. Noi abbiamo bisogno del mito, abbiamo bisogno di chi in qualche modo ci riscatti da certe realtà che ci hanno sempre portato a definirci il sud, su tutto. E credo che incise molto su quello che fu definita la rinascita di Napoli. Ecco qua, signora, sua maestà. Sua maestà Maradona, nostro fratello. L'arrivo di Maradona è legato a una frase che mio padre mi ha sempre ripetuto, che praticamente dice che l'84 è stato un grande anno per due motivi. Uno, per l'arrivo di Maradona, e l'altro perché ero nato io. Cioè, io venivo messo in secondo piano per farti capire come l'hanno vissuto loro l'arrivo. Ma vuoi sapere la data? Il 30 giugno fu annunciato, il 5 luglio lui salì dalle scale con una maglietta bianca semplice, fece un palleggio e poi lanciò il pallone in aria verso il pubblico. Cioè, fu l'entrata trionfante come un re. In due stati San Paolo non si è capita niente. È già da quel giorno che mi è stata una cosa... Non lo so nemmeno io, non mi ricordo, te l'ho detto, una cosa da pazzesca, veramente. Uno stadio gremito, c'era... Non c'erano posti nemmeno a vedere che cosa, non sapevamo che cos'era. Era quel pubblico. Non era una partita, non era un incontro, era una figura, una persona. Andammo là, c'era un clima, una gioia, un entusiasmo. Solo con Maradona vedi il San Paolo di Napoli in quelle condizioni. Cioè, non si contava un buco, uno spazio libero. Inspiegabile, una persona da sola con un tocco, con un passaggio, creava e destava emozioni incredibili. Mai successo. Io penso che quella volta ci entrarono 20.000 persone in più. E ovviamente io ero tra quei 60.000. C'erano quasi 65.000. 60, 70, 80.000 spettatori. 90.000 persone stavano sul campo aspettando a Maradona. 90.000. Quell'emozione, tanta gente, cioè quasi 100.000 persone che... Cioè che straripa. Non te lo dico. Non è tutto terremoto a Napoli. E lui quando è entrato nel campo di palloni guardava della gioia. L'ingresso trionfale più vero, più sincero, più naturale della storia della città. Ci sentivamo vincitori ogni momento. E quell'input che mancava da molti anni. E vedevo, anche se ero piccolo, che già c'era, ci sono cose importanti. Cioè, che questa persona che arrivava poteva fare qualcosa di grande per noi. Ha portato una cosa che qui a Napoli sono estremamente affascinati, signori. Lo spettacolo. Ma questo spettacolo ha affascinato tutti. Anche chi di calcio non ne capiva, non ne capisce un tubo. Era, come dire, l'uomo delle speranze. Diego! Contraddizioni e nelle sue emozioni forti è molto simile all'Argentina. Di conseguenza Maradona non poteva trovare un luogo migliore dove esprimersi e esprimere il proprio carattere. Ha sempre mostrato di essere, di sentirsi uno dei napoletani, non l'idolo, ma uno di loro. È un personaggio di Napoli, sempre, non ha nazionalità, ma le sue origini, la sua voglia di riscatto, è un personaggio del popolo. E perché uno fosse mio frate, e la sua, uno fosse la sua città, perché lui si è trovato benissimo a Napoli, ha aiutato pure la gente, ha dato una mano a tutti, e allora Maradona è uno di famiglia napoletana. Poi Maradona qui a Napoli ha trovato Napoli e i napoletani che erano per lui anche un motore per la sua forza. Perché Maradona si è dichiarato napoletano subito. Maradona è un napoletano che vive all'estero. Mi fa
strano sentire come uno di loro. Sicuramente io mi sono trovato molto bene, meglio di Barcellona. Qui sono più affettuosi. La maniera di entrare con il scherzo sempre, quella è una maniera dell'argentino. L'argentino anche scherza molto come il napoletano. E viene bene, sono sicuro che sicuramente non era un professore universitario, ma semplicemente un uomo del popolo. Si misurava bene perché ne capiva e si faceva capire dal popolo napoletano. Sin da subito è entrato in sintonia, ma è una sintonia naturale. E quello poi il napoletano lo sa, lo sente. Questa empatia, questa chimica che si è creata tra lui e la città è sicuramente irripetibile e non sarebbe mai capitata da nessun'altra parte. È come l'intenditore di vino, l'intenditore di mangià. Lui era un intenditore, era la vericità di una persona e ci ha capito subito. La grandezza di Maradona, che si identificava nel povero, perché lui veniva dal niente. Lui viene da un quartiere così difficile, che forse a Napoli di quartieri così difficili non ce ne sono. Un pochino lui era come i napoletani, ecco, un po' come me, che venivano da quartieri un pochino più disagiati. Dava quella spinta e posso farcela, non c'è bisogno, ce la può fare anche chi viene dal basso. Lui permetteva la possibilità di dire ci siamo qua, cioè esiste questo sud. Cioè, hanno pigliato coraggio. Come si fa una mano a persone che ha tarato tutte cose? Che lui poi ti dava, oltre al calcio, lui con le sue convinzioni ti ha dato anche... Dice, noi possiamo battere la Juve, noi possiamo fare questo, noi potevamo fare tutto. E quindi è rimasto nel cuore, per forza. Per i napoletani era anche una rivincita, soprattutto per quelli più poveri, era una rivalsa, un sentirsi importanti, considerati. Forse l'unica ricchezza era Maradona per molti, no? Vederlo giocare, vederlo palleggiare, vederlo anche combattere, tra virgolette, per quel popolo. È entrato nella nostra vita, ha rappresentato il classico scugnizzo napoletano. Cosa aveva dalla sua parte? Il fatto di poter esprimere, forse un qualcosa che la città non voleva esprimere. Diciamo che è stato un nostro portavoce comunque. Trovare un personaggio mondiale che si dichiara napoletano e che lotta per la città, perché lui comunque lottava per la città. Lui spesso non parlava di calcio, ma parlava della squadra intesa come fenomeno sociale. E questo ha colpito Di Diego. Lui era più disponibile col popolo che non con il potere. E questa cosa in una città come Napoli è stata devastante mediaticamente, ha creato il mito. Maradona svolge un ruolo da capitano del popolo, pur senza saperlo. È stato il capo di cui Napoli aveva bisogno in quel momento. Guarda, io penso che sia stato anche un periodo storico particolare per la città, perché ci fu il terremoto nel 1980, erano passati appena 3-4 anni. Sembrava l'ennesima catastrofe che poteva affossare una città che non riusciva mai a rialzare la testa. Ora, portare Maradona a Napoli, io non so perché Ferrarino l'abbia fatto, diciamo per fatti sportivi, ma certamente, è stato come dare, come dire, un anestetico alla città. Eravamo tutti quanti più contenti. Forse il calcio questo ci dà, in questa città. Non ho mai visto problemi sullo stadio, sono stato per tanti anni, da adesso e non prima. Vabbè, ma questo è tutta coloriata questa cosa. Maradona sì, ci ha cambiato, perché prima i napoletani sapete, perché se voi vi sedete a tavola e vi facete una partita con che è perdita. Poi ve ne facete nata e perdete, ha cominciato a diventare una persona. Allora non c'è stato Maradona, noi perdevamo, eravamo diversi.
perché io ma una città e perdevo, giocavamo in casa, è venuto sua maestà, abbiamo cominciato a vincere e siamo diventati più buoni. Allora che è Ucagna che ci ha fatto Maradona? Era dare pane a una città che non l'aveva, Napoli era ridotto proprio un poco, anzi era ridotto proprio male, insomma, sinceramente. E arriva questo, è questo che di per sé già decantato come il più grande calciatore, la gente se ne affascina, la gente vede qualcosa che non ha mai visto. Napoli è importante. Noi ci siamo dimenticati il terremoto, la fame, tutto ci abbiamo dimenticato, hai capito com'era? Se uno teneva i problemi, pensava a Maradona e si scordava, ma noi passiamo. Ma che è arrivata? Il nostro signore a Napoli. Bellissimo. Che ti devo dire? Molti si sono buttati nello sport e non so nemmeno questo come abbia fatto. Cioè, con lo sport riesce a riprendere una città intera. È un miracolo sportivo. Maradona ci ha portato a un altro livello, calcisticamente e in quel tempo anche umanamente, anche civilmente. Lui ha livellato tutto. Io non lo so come ha fatto, ma è un genio. È un genio sportivo che ti cambia la storia e per un attimo Napoli diventa la capitale del mondo. Quindi lui rappresentava il futuro, è un futuro radioso, perché riuscivamo attraverso le sue gesta a sfidare addirittura la Juventus e quindi il facoltoso Nord. Insomma, era sempre, torniamo poi sempre allo stesso discorso della questione meridionale e anche di quel senso di inferiorità che noi a volte accettiamo ma che non dovrebbe essere. E in quegli anni attraverso il calcio non eravamo inferiori né sportivamente né mentalmente, culturalmente non lo siamo mai stati, anzi. Questa è una città che è nata qualche migliaia di anni prima di Cristo. Questa è una città, insomma, che ha avuto di tutto e di più. Questa è una città che ha espresso la vita in tutti i modi. Questa è una città che ha avuto un'inventiva. Perché questa inventiva poi doveva morire quando è venuto Maradona? Anzi. Maradona aveva il suo manager, che era il suo amico d'infanzia, Chester Piller, che era questo uomo grassoccio con i capelli ricci e claudicante, il quale aveva immediatamente preso in affitto un mega ufficio di quasi 600 metri quadrati per fare la famosa Maradona Production. Ma la Maradona Production già era stata fatta, cioè nel momento in cui lui viene a Napoli già c'era di tutto. Perché voi napoletani c'è sta cosa, chiedo, Pingo Pallo, qualsiasi cosa posso fare legato a Pingo Pallo mi può dare la possibilità, mi può dare, vada bene, di fare affari, di fare business, direbbero gli americani. Si erano inventati la famosa canzone Maradona e meglio Pelé del maestro Campassi, si erano inventati le maschere, si erano inventati le magliette. Cioè, Maradona ancora non ha indossato la maglietta, già ne giravano di tutti i tipi. No, niente, era una maglietta semplice, una t-shirt di quelle economiche, perché non c'era un risvolto commerciale, era stato fatto solo sull'onda dell'entusiasmo di cercare di diffondere quanto più possibile l'immagine di Maradona a Napoli. Addirittura io mi legalizzo e mi dichiaro, cioè farlo sì, comprò delle magliette militari della Marina, lo stampò sopra il suo immagine e le vendé all'epoca 2000 lire all'uno, e così sfamò anche i miei figli, perché non c'era lavoro. Sì, era diverso perché mangiavano tutti, chi veniva a Maradona, c'era un commercio bellissimo. All'epoca anche se si faceva un calzino di Maradona o un ditalino di Maradona, quella per cucire si vendevano all'epoca. Intorno a Maradona fiorì un mercato, chiamiamolo clandestino, ma io dico fantasioso, straordinario. C'era di tutto e di più, libri, riviste, videocassette, palloni, magliette. Tante di quelle vendite, carni ardette, cappellini, bicchieri, bandiere, gigantografie, cammine del presepe, subbugiaio, foto. Hanno fatto la permanente come Maradona. Parrucca. Ecco, come dice il nostro amico Parrucca. Cioè, il carnevale era la festa di Diego a Napoli, praticamente. Il gadget è lui. Lui impresso qui nel nostro cuore. Di tutto ciò che era inerente a Maradona veniva acquistato da mio padre. Diceva, quella è acqua santa di Maradona, fa miracoli. Tutto, tutto, tutto. Oh, non bastavano soldi, si comprava, su.
non si andava avanti. Si erano inventati qualsiasi articolo potesse poi inventarsi poi la vera Maradona Production. Praticamente l'affitto fu disdetto dopo 15 giorni, capirono qui non è possibile. Ognuno inventava qualche cosa, come io ho inventato la pizza, un altro inventava una cosa, un altro... perché Maradona ci aveva coraggio e speranza. Per me rappresento tutto nella mia vita e mi ha dato tanto per le mie guadagni che ho fatto pure attraverso la sua immagine. E lui non ha mai protestato nei nostri confronti tutto quello che abbiamo fatto contro di lui e a favore. Un grande, cioè numero in assoluto per me e per noi, penso per tutti i napoletani. Ci poteva mandare la polizia, la finanza, so, chi è, poteva indagare. Non ci ha mai dato fastidio su queste cose, addirittura sulle pantofole. Abbiamo stampato 10 che si vendevano 1000 lire e li vendevamo 5000 lire all'uno. Sempre con la sua immagine sulle magliette e sulle ciabatte per andare alla spiaggia. Più di questo per me Diego non esiste un uomo più bello di quello. E anche per la gente è diventato un'icona perché si vende ancora Maradona. Cioè... Maradona è vendibile sempre, si vende tutto di Maradona. Cioè iniziando dagli adesivi, portachiavi sia Boca Juniors che Argentina, Mars, Buitoni. Abbiamo inventato un dolce con 10 ingredienti. Eccolo qua. Dentro c'è un piccolo babà intero caramellato. 10 ingredienti per creare comunque un numero 10, il dolce dedicato a Diego. Appena l'ho vista l'ho presa, perché è un ricordo indelebile, quindi deve restare per sempre accanto a me. Consegno oppure lo lascio al caso, questa cartolina di Diego che consegno ai miei clienti. Questo per me è il Maradona top, come immagine, è la sua essenza. Poi abbiamo le tazze, sciarpe, vedi, Maradona, cuscini, bandiere, vedi, ha portato soldi, gioia, allegria, tutto. La fonte di ispirazione, ovviamente, sempre lui. Quello è un discorso che non so, qualcuno l'ha fatto per guadagnare. A me mi piace quando la gente fa questo, io se l'ho detto al napoletano, a me... Io voglio che la gente viva e se la gente fa questo sì, però io non voglio che il miliardario si faccia più miliardario con Maradona, questo non lo sopporto proprio. Se no che venga a parlare con Maradona, però la gente normale qui di Napoli che fa... Si inventa la vita. Che si inventa la vita, quella è la parola, che si inventa la vita, che fa questo per vivere, a me mi piace e sono orgoglioso perché in parte anche Maradona le dà il suo contributo. Maradona per me è come Che Guevara, come Bob Marley, ognuno che va al loro paese cercano qualcosa. Quando vieni a Napoli devi cercare la maglietta di Maradona, ma se no è come a Napoli non si è proprio venuto. Non dire le bugie però. Non ci piace Melluzzo. Maradona come i napoletani mette in prima posizione la napoletanità e non l'essere italiano. Cioè Maradona non dice io mi sento italiano, Maradona dice io mi sento napoletano, che è una cosa diversa. Quando ci fu la partita famosa, no? Italia-Argentina, cioè i napoletani non potevano tradire la propria divinità e fischiarono l'Italia e tifavano Argentina. Cioè questa è... Lui disse, adesso vi ricordate di Napoli e dei napoletani per questa partita. Poi dopo e prima questa partita non vengono più considerati. Bravo, è bravissimo. Perché poi in Italia si ricorda sempre queste cose qua. Si ricordano il patriottismo essere italiani quando le cose convengono. Maradona ha detto quello perché lo dicono i napoletani. Devo dire che è stato il primo a dirlo pubblicamente. Noi lo pensiamo da sempre, del resto poi ce lo ricordano anche nelle curve dove domenicalmente noi siamo ospiti, ci ricordano sempre che loro non sono napoletani. Noi forse dovremmo rispondere, non siamo italiani, noi siamo italiani ma di Napoli, che è un po' diverso. Io sono napoletano, punto. Beh, io non nascondo, ho tifato Argentina. Io ve lo dico, ho tifato per l'Argentina. Giustamente. Se lo vuoi sapere, tutti i napoletani tifano Argentina. Guarda, è sbagliato, non è che non sbagliamo, però sai che c'era molto affetto con lui e noi tifavamo con lui. Specialmente quando fu all'inizio dei mondiali ci ha bruciato una bandiera argentina. Guarda, come li sentette lui, li sentette, ma anche noi napoletani questo fatto qua, hai capito? Io l'ho visto in mezzo agli argentini,
L'ho vista in mezzo agli argentini e ho festeggiato con loro. Non solo io, ma erano tanti. Anch'io. Infatti quando ha segnato Carigi sono uscito fuori dal balcone con la bandiera dell'Argentina, che all'epoca si andava molto più argentini che italiani. Tutti i napoletani a Napoli e nel mondo tifavano per Maradona e per l'Argentina di Maradona. Quando ci fu l'inno nazionale di Maradona, lui comunque pianse, fischi. Fu una cosa bruttissima. Dopo i fischi all'inno nazionale argentino, ho smesso di seguire l'Italia in tutti i sensi. Perché quei fischi io penso che oltre che essere per Maradona erano per noi napoletani. Perché ecco, l'Italia è sempre visto un po' come la parte marcia dell'Italia. E quindi quella cosa non la dimentico, cioè me la porterò a vita. Ma non solo io, penso un po' tutti. Io sono convinto che hanno tifato Argentina sotto forma di protesta. Perché quando l'Italia vince il mondiale mi sembra che gli italiani tifano Italia. Poi ci stanno per dire quelli lì che l'hanno fatto e non l'hanno riconosciuto. Secondo me non abbiamo tifato per l'Argentina, però ovviamente nel nostro cuore era diviso perché l'Argentina dopo l'Italia era la squadra che sicuramente avremmo voluto vincesse il campionato del mondo. Ti devo dire la verità, io ho tifato per Maradona. Cioè io già tifavo con Maradona, cioè da quel momento là. Io penso come napoletano, io ho tifato un Maradona, non l'Argentina. Maradona. Adesso ecco il nostro amico si sta lavando il 10 con la scritta di Dios in onore sempre a Maradona. E questa è una cosa che rimarrà per sempre. Una grossa responsabilità per le persone che si avvicinano e vengono accostate a quel numero. È un numero di sua proprietà. Come ti dicevo, siamo a distanza di 30 anni. Nessun calciatore lascia questi segni. Io amando Maradona, come faccio parte, io lo amo in maniera esponenziale. Per me Maradona è più che unifamiglia, Maradona è un grande amore. Quindi io volevo tatuarmi Maradona. E ho detto vicino al tatuatore, senti, mi devi tatuare Maradona. Ok? Chi ama non dimentica. Però avevo paura di tornare a casa, perché dico, si torna a casa con Maradona. Io ho altri tatuaggi, però per mia moglie, dico, che faccio? Mo ci sposammo, impazziva di sta cosa, e mi sono dovuto tatuare dopo Maradona, ovviamente, il nome della moglie. Ma dopo quello di Maradona, non me ne voglia mia moglie. Non ne faccio una questione di lucro, però comunque io ho lavorato tantissimo facendo immagini di Maradona, scritte, foto e quant'altro. Adesso, diciamo, come cosa è un po' diminuita, però in un anno penso una ventina li faccio ancora. Ma Maradona ha ipotecato il numero 10, nel senso che oggi quel numero è diventato un'eredità troppo ingombrante per quelli che verranno e per quelli che l'hanno preceduto, quindi è diventato un suo patrimonio, un suo marchio di fabbrica, quindi... Associamo al numero 10 sempre Maradona. Cioè tipo anche noi al nostro ristorante, no? Nella numerazione dei tavoli, dopo il 9 e prima dell'11 c'è il tavolo Maradona. Quel numero ha perso la sua accezione, è diventato un numero, potrebbe essere un numero della cabala, un numero dell'otto. Parli di un numero che ormai nessuno più osa mettere addosso come calciatore, anche perché è stato ritirato e tutto. Perché solo lui poteva indossarla, cioè non va profanata. Io attualmente dormo ancora con la maglietta Buitoni 10. Che Maradona per me è un sogno. C'è la maglia di Diego che è unica, no, è lei, cioè, non c'è... Credo che questa maglia ha cambiato la storia del salone. È la maglia chiaramente indossata, lo sponsor è da Buitoni, sponsor che non ci sono più, lo sponsor tecnico, il loghetto della Coppa Italia, il loghetto del Napoli. Questa maglia è stata indossata da Maradona il 13 settembre 1987 in Cesena Napoli 1-0. E la cosa più bella di questa maglia, è inutile che ve lo dico, triangolino. Senti, io pagherei di tutto per avere la maglia con cui abbiamo vinto la Coppa Italia a Bergamo, quella maglia bianca a costine, non riesco ancora a trovare. Ma io di Maradona ho avuto diversi oggetti, tra l'altro avevo un oggetto che rasentava il kitsch, cioè un caspò con la sua testa che assomigliava molto alle ceramiche di Caltagirone. Era un oggetto che lo rappresentava, proprio quella vena un po'
surreale, tra l'altro anche molto ricercato. Ma io di Maradona sono molto affezionato alla sua fascia. La fascia di capitano, cioè qui secondo me si racchiude tutta la storia. Mi basta questa C. Qui c'è Maradona, ci sono i 7 anni di Maradona. Maradona è questo, capito? Fa perdere la razionalità, il buon senso. Io all'epoca facevo il cosiddetto dottorato di ricerca, quello che nel sistema universitario anglosassone viene chiamato il PhD. Pensavo di lasciare questa città e di fare come tutti i miei colleghi dell'epoca, di andare a lavorare per una delle società del nord, no? Io sono laureato in ingegneria elettronica e poi la vita è anche una questione di opportunità. Ebbi l'opportunità di fare il dottorato di ricerca e posi quasi come condizione al professore con il quale poi avrei lavorato del fatto di andare un anno all'estero. E io nel settembre 85, dopo che Maradona aveva fatto il primo anno a Napoli, che non era stato, diciamo, un anno, come dire, eccellente, andai al mio primo convegno, alla mia prima presentazione, convegno a Tokyo, e da là andai a Atlanta per stare quasi un anno al Georgia Institute of Technology, al Georgia Tech. Dal momento che avevo fatto bene, mi offrirono, dopo il dottorato, una cattedra come assistant professor. Fui tentato di accettare questa cosa, però ebbi delle buone sensazioni, nel senso che il Napoli quell'anno fece un ottimo campionato e in qualche modo poi erano arrivati altri giocatori e così via. Insomma, in breve sostanza, decisi di rifiutare questa opportunità di fare il professore assistente al Georgia Tech, perché fui condizionato dal fatto che volevo vivere questi anni di Maradona a Napoli. Per cui mi abbonai in curva A e quello fu l'anno del primo scudetto. Quindi a quel punto la mia scelta fu vincente. Beh, allora una volta si pianificava il calendario delle tue feste, delle tue iniziative, col calendario che era fermo del calcio, no? Quindi quello si giocava alle 14:30, punto. Potevi mai tu immaginare che a 7-8 mesi prima della festa stabilita dalla comunione di mio figlio, Napoli andasse a fare la finale di Coppa Italia con l'Atalanta? Cioè, fu uno sgarro, fu uno sgarro. E che fai? Grande festa, tutti i parenti, gli amici, gli amichetti, eccetera. Io mi guardai intorno con i miei fratelli, biglietto in tasca. Prendiamo il bambino con il saio. Fuga, Napoli-Atalanta 3-0. Non vi dico il ritorno. Quando ritornammo, il bambino festeggiato era scomparso. Beh, questione di 3 ore. Poi alla fine la festa si fece lo stesso. Tu pensa che io provengo da una famiglia dove mio padre un paio di volte ha rischiato l'infarto per qualche sconfitta del Napoli. Cioè siamo andati veramente al pronto soccorso. E mica una volta, due volte. Un giorno mio padre stava male all'ospedale e io con tutto ciò mandai a mia figlia che aveva 10 anni all'ospedale vicino a mio padre, io per andare allo stadio. Se arrivi al punto di dover andare all'ospedale, se il Napoli ha perso, il medico ti chiede un po' ma che cosa è successo, e lui disse no, perché il Napoli ha perso. Allora già alla fine del primo tempo ho cominciato a sentirmi male. Mia mamma mi portò ad Asti da mia zia e 2 giorni dopo il Napoli giocava la finale con i Stoccarda qua a Napoli, ovviamente perché mia mamma aveva litigato con papà, mia mamma per i picca mi portò via perché lei era tifosa della Juventus. Non aveva simpatia per il Napoli tua mamma. Ma mia mamma mica è tifosa. Dicendo una cosa brutta. No. Se mi avessi detto qualche anno fa. E quando avevo, pescato a tavola. Ma non è perché è tifosa della Juve. No. Non è tifosa. Non è tifosa, però ti fa papà Juventus. Tu dici. È molto strano che ve lo racconto io, perché io sono tifosissima della Juve e diciamo che quando è arrivato io non ho fatto altro che seguire tutte le sue partite, ma solo le sue partite. Io dovevo coltivare i miei figli ed era un periodo critico, perché i bambini avevano un'età in cui sono alla ricerca di idoli, quindi 6 anni, 7 anni, 8 anni, e infatti mio nipote l'ho perso, perché mio nipote, non seguito da mia sorella, che è ultras come me, ha preso una devianza per una cattiva frequentazione, quello che gli americani chiamano lack of parental control. Tengo 3 nipoti che stanno in Germania, però loro tifano per Napoli. Nonostante che siano nati in Germania, tifano per il Napoli, perché qua è napoletano. Ma io ho un nipote che ha 18 anni adesso, sta in bacia alla nonna, no? Quella sa tutta la storia di Maradona, chi ci ha comprato, tutti i dischetti, tutto, e sa tutta la storia di Maradona.
Ma io ti faccio le pippette, no? Ti faccio le maratone come se le facevi l'allenamento, a riscaldarsi, sì. Hai capito? Ma è una cosa che mi cadeva. Ma io ho una videoteca con tutti gli, forse i momenti più belli, e sono riuscito a coinvolgere i miei figli in alcune sessioni video, perché loro dovevano vedere, al di là, diciamo, delle azioni più conosciute, quello che aveva rappresentato Maradona. Quindi io spesso l'ho utilizzato come modello vincente, proprio come bellezza del calcio, proprio come espressione artistica. Il ragazzino che non ha conosciuto Maradona, non l'ha conosciuto, ma sente vibrare nel racconto del papà, del nonno, di quelle notti, della notte dei festeggiamenti, allo stadio. C'è stato qualcosa che era mio, non lo sapevo e che dovevo scoprire. Sembra che attraverso lui rivivano anche loro le sue gesta. Mio fratello ne parla con gli occhi brillanti, mio padre ne parla con gli occhi brillanti. Io che non ho potuto vederlo l'ho sentito mio, l'ho cercato. E io una delle prime cose che vidi sul calcio, uscivano delle videocassette come inserto, fu il percorso della Coppa UEFA fino a Stoccarda. E io ricordo, cioè per me, la voce di Pizzulo dice Alemão, Alemão, c'è un buco per Alemão, ancora Alemão, quel gol tremendo che Alemão fa, bruttissimo. Quella è una partita che io ho visto, l'ho vista più della partita di ieri. Ogni napoletano ha conservato una parte di Maradona dentro se stesso, e questo è una cosa che poi addirittura siamo stati in grado di trasmetterlo ai ragazzi di oggi, e questa è una cosa molto bella, forse è la parte più ricca dell'eredità che Maradona ha lasciato in questa città e nella sua gente. Maradona è la mia spensieratezza, però mi accorgo che questa mia spensieratezza la racconto ai miei figli, e i miei figli conoscono Maradona, non l'hanno mai, è una leggenda vivente. I ragazzi oggi parlano di Maradona senza averlo mai conosciuto e riconoscendogli un valore grande. Questo è, secondo me, un qualcosa di trascendentale che va al di là del calcio. Ma Diego Armando Maradona è solo un nome che evoca, diciamo, ricordi che purtroppo ho vissuto per pochissimo tempo, ricordi nella mia memoria, diciamo, non troppo limpidi. Maradona è quasi un testamento familiare di ogni cittadino che dà ai propri figli, quindi è una linea di conduzione tra noi genitori e i nostri figli, è un testamento. E io ricordo benissimo, con la mia famiglia l'ho fatto per tanti anni, il 31 di dicembre dovevamo guardare i gol di Maradona per chiudere l'anno, era proprio anche 5 minuti. È un mito che viene tramandato, senz'altro. Sì, sì, deve venire tramandato, non viene tramandato. Da napoletano in napoletano viene tramandato. Tipo mio padre, i miei zii, i miei nonni, tutti parlavano di Maradona, cioè era normale. Che devono capire quello che è stato per noi. Cioè, come sempre sul catechismo, il catechista racconta la Bibbia, ragazzi, mio mamma racconta Maradona, i figli e i nipoti. Quello è il succo. È bello spiegare e fargli capire. Vabbè, ma diciamo che anche sui social network, per dire Facebook, diciamo che a Napoli tutti i giorni si pubblica sempre qualcosa di Maradona, perché Maradona è pubblicato tutti i giorni. Diciamo anche i ragazzini di oggi, se vai a parlare di Maradona ne sanno più di te, che tu l'hai vissuto quei tempi, perché con i post che fanno, i video che mettono, queste cose qua, anche loro vedono la grandezza di Diego, queste cose qua. Comunque è bello, è bella, bella storia. Mio figlio è estasiato quando guarda quel calciatore, quindi non ha una connotazione temporale, di moda, è un personaggio eterno, etereo. L'ho vissuto crescendo negli anni attraverso le videocassette, i documentari, diciamo, le immagini televisive riviste mille e mille volte ancora insieme agli amici, e quindi iniziare a capire poi quello che mio padre mi ha sempre raccontato delle emozioni dello stadio quando andava a giocare Maradona. Anche se non l'ho vissuto in prima persona, cioè che non ho vissuto lo stadio, non sono stato a 360 gradi, diciamo, protagonista di quegli anni, le sento mie. Quindi penso che sarà sempre così anche con i figli, i miei figli e i figli dei miei figli. Ma sicuramente sarà così. Sarà sempre così. La cultura sarà quello, matematica latina e Maradona. Molte volte le manifestazioni di amore, di affetto di questi ragazzi sono proprio l'esempio tangibile di quello che lui ha lasciato in questa città. E questo è un qualche cosa che secondo me è difficile che sia avvenuto per una persona che comunque poi giocava a pallone. È una figura che va al di là di qualsiasi fede calcistica, politica. Maradona è surreale. Una
una figura che non ha epoche, una figura che è eterno anche se è ancora in vita, quindi una leggenda. Quando sei un po' nervoso, che fai? Ma che non ti c'è. No, come la vivi questa cosa? Bellissimo. La domenica, dove ho mangiato? Che fai? Metto di scelto. Perché? Fammi risciare. Per vedere le belle cose. Che quelle che ho visto con dietro non l'ho vista mai più. Come infatti quando non avevo gente mangiare, quando non avevo gente mi avevano fischiette di maratone non no. E che fatto? Non ho piatto di maccheruna alla maratona. E mi ricreava la vita mia. Purtroppo, è venuto troppo tardi a Napoli e se ne è aiuto troppo in presto. E ho stanato 2 anni per creare sta gente come si giocava pallone a Napoli. Lui scava i sentimenti più profondi, quindi le persone diventano bambini. Va a toccare delle corde emotive che non hanno eguale, quindi anche un adulto davanti a un gesto piange senza avere una giusta spiegazione, perché va al di là, tocca delle corde interiori. Una parola per descrivere Maradona. Maradona è... Una parola sola? Un solo aggettivo. Questo è un po'... Maradona è... Il nostro... Era... Non c'è nessuna parola. È tutto cosa, non ti posso ricevere da una parola a Maradona. Evanescente. Genio e passione. Straordinario. Unico. Irraggiungibile, ti posso dire, sotto tutti i punti di vista. Indimenticabile. Anche per chi non l'ha vissuto, è indimenticabile. In fondo l'abbiamo vissuto tutti. Maradona è un dio pagano. Maradona è un'istituzione. È il re di Napoli. Pagherei qualsiasi cosa per rivederlo qua, anche un minuto. È unico. Facevo le sue figurine. È vita, ragazzi, vita di tutti i giorni. Se scrivessi un libro c'è solo amore. Perché adesso mi vuoi fare commuovere. Cioè, Maradona è tante cose. Maradona è vita, Maradona è rivoluzione, Maradona è convinzione, Maradona è si può fare, sa da fa. Maradona è nostro Dio. Dio. Il Dio del calcio. Dio. Un Dio. Non voglio esagerare con Dio, mi scusi, però... Ha detto una parola rossa, ma mo questa mi è uscita. Per noi napoletani è stato l'unico demone che ci ha portato in paradiso. Parlare di Maradona non è parlare solo della partita, ma parlare di Maradona è come parlare di uno di noi, cioè di famiglia, nel senso che culto fa parte comunque della città, è come se parlassi di San Gennaro, come se parlassi della pizza. Non è... Per me è un santo. Santo Maradona, come infatti noi ce l'abbiamo come santo, a Maradona. Peggio di un santo. Noi a Napoli teniamo padre Mosciata, ma a Maradona è lo stesso padre Mosciata. Per noi napoletani potrebbe essere santificato, però magari è una parola grossa. Calcisticamente parlando, per noi è un dio. Si parla male di Maradona in quanto giocatore, praticamente è sacrilegio. Quindi mischiare i santi con i profani, calcisticamente non si può discutere. E i santi lasciamo posto sempre. E per me è come fosse San Gennaro, sto dicendo, io cambierei Diego in cambio di mio padre. Il padre di Maradona era falegname, per cui iniziamo tutti quanti a dire, vabbè, sarà nato in una grotta. Col passare del tempo, tra il sacro e il faceto, era considerato Dios, no? Noi lo chiamavamo Dios. Una certa parte della città, sì, l'ha santificato pure, diciamo che lui era arrivato al momento giusto per darci una mano, eh? Lui per noi è un po' un simbolo, te l'ho detto, è come avere San Gennaro. San Gennaro, ecco, per noi è il nostro simbolo sotto il profilo religioso, lui è tutto per Napoli. Ci sono solo loro due, San Gennaro e Maradona. Diciamo siamo là. ma perché... Quella che scioglie usanga in te bene, San Gennaro e Maradona sono la stessa cosa. Cioè, ma chi tiene usante che si scioglie il sangue? Lo tiene solo Napoli, per cui, ecco il detto, no? Quando virano gol e Maradona, scioglie usanga in te bene,
perché è San Gennaro. Allora, se noi viviamo di simboli, come il simbolo del sangue, no? Il simbolo del santo, il simbolo del sacro, il simbolo del profano. Lui dal profano è uscito, piano, forse molto velocemente, ad entrare nell'Olimpo del sacro. Perché sì, sì, noi tutti lo riconosciamo a fianco del santo San Gennaro, che praticamente sta al primo posto. Un po' più in là, a destra c'è lui, un po' così. Questo paragone San Gennaro-Maradona è assolutamente... Non so, se si proponesse questo sondaggio, qualcosa ne uscirebbe fuori. Ecco, diciamo che per me Maradona non è mai stato un calciatore. Cioè, quando ero piccolina io, c'era Maradona, era questa entità cosmica, tipo, non lo so, Babbo Natale. Maradona è nato il 30 ottobre in Argentina, all'Anus, per cui per noi Natale veniva il 30 ottobre. Per cui c'è ancora adesso chi si scambia i regali, invece che a dicembre si scambia i regali il 30 ottobre dicendo che è il giorno di Natale, è il giorno della sua nascita. L'abbiamo addirittura messo come icona all'interno di una cappella votiva. Lo diciamo quasi a mo' di sacrilegio nei confronti di quello che poi può essere una cappella votiva per la Chiesa. A Milano a vedere la partita del Napoli, al ritorno quando sono tornato a Napoli, sull'aereo c'era anche la squadra del Napoli, e lui quando si è alzato dal sedile sul poggiarezza è rimasto questa ciocca di capelli e l'ho presa. L'ho presa per diciamo scherzare con i miei amici, poi invece poi ho pensato di fare questa cosa che a Napoli è piena di queste cappelle votive che servivano anticamente a illuminare la città. Quindi ho fatto sacro e profano, anche perché per noi Maradona è un dio, quindi diciamo ho fatto tutte le due cose insieme. Adesso è diventato ormai su tutte le guide turistiche, diciamo, famoso in tutto il mondo. Qua è il posto dove gli argentini che arrivano in Italia vengono qua. Appena sbarcano dall'aereo devono venire qua a farsi la fotografia, perché gli argentini poi sono ancora più malati di noi. Ha fatto dei miracoli reali che i napoletani hanno toccato. Quindi c'è questa cosa che li mette, diciamo, sullo stesso piano, almeno. Quando sono andato a registrare il nome e l'ho chiamato Diego, giustamente a Lenci, diciamo che è un nome comune, cioè no, danno per il bene che non è comune, perché il nome completo è Diego il Dies, perché comunque Diego è rappresentato con il suo numero, il numero 10. Poi perché è sempre un ricordo fisso in tutti noi, infatti i bambini di 5 anni quando vedono il cane dicono Diego Maradona, allora cioè, i bambini di 5 anni nati nel 2012-2011 già hanno avuto, già conoscono la storia di Diego, quello che ha fatto a Napoli. La fisso, perché fissazione su peggio di malattie, l'amore è una cosa che non si comanda. Io volevo chiamare mio figlio Diego, ok? Mia moglie ha detto, mo ti accammano poco. Ha detto, ok, ha detto, vabbè, allora facciamo una cosa. Antonio è il primo nome, però poi non essendoci più la virgola, poveretto, mio figlio deve firmare Antonio, Diego, Salvatore. La cinguagliata a chi lo ha detto, la cacciava. Diego, quando ti si presenta una persona che si chiama Diego, il ricordo va a Armando Maradona. È automatico, cioè non c'è altra possibilità. Qui nel sud c'è questa tradizione che i figli o prendono il nome del padre o della madre di lui. Era ancora così fino a qualche tempo fa. Chi è tifoso del Napoli e gli nasce un maschietto, si insappiccia con la moglie, se non litiga con la moglie. Però il primo pensiero è Diego. Io l'ho fatto 6 anni fa, mi è nato il primo maschietto e l'ho chiamato Diego. Anche perché piace, anche perché volevo così. Mia moglie ha consentito, perché ovviamente, almeno quello. Sentite, ma perché a casa vostra non si chiama nessuno Diego? Ce lo dissi proprio io, se nasce una mascia lo mettono il nome di Diego, come mi fa? Mi ha fatto il regalo. Il nome del bambino non si sceglie in uno, si sceglie in due, addirittura pure i nonni, in quattro, in sei. Infatti tengo un piccolo minuto, il figlio si chiama Diego. Nasceva un bambino, come si chiama Diego? Diego. Diego?
resta nel mio cuore. Vai a farti un censimento di quanti bambini sono stati chiamati Diego da 1986 al 1990. Ma una cinquantina minimo ci sono. Chissà se ha superato Gennaro. Insomma, c'è stato un periodo in cui tutti i bambini si chiamavano Diego. Cioè forse... Oramai non sono più dei bambini che hanno più di 25 anni, no? I bambini che si chiamano Diego. Non ti nascondo che ci sono pure bambini di 10 anni che si chiamano Diego per questo, eh? Cioè non è solo allora. You want to sit on my lap? I always loved that name, and since I was a little girl, I knew I would have a son named Diego. And when we found out we were having a baby, I said to Viaggio, why don't we name our son Diego? And he immediately agreed. Oh, absolutely, that's a great name. And I thought, that's wonderful, we both agree on the name. And again, I only found out much, much later why he agreed to the name Diego. Mia mamma voleva chiamarmi in un nome. Mio padre mi voleva chiamare Diego Armando, il mio cognome. Quindi fecero estrazione. Fu sorteggiato per 3 volte il nome Diego. Poi quando andarono in ospedale, l'infermiera disse, guardi, secondo me è troppo lungo. Quindi sconsigliò di chiamarmi Diego Armando, ma solo Diego. Dall'84 al 90, diciamo, l'incremento delle nascite, diciamo, per fare figli maschi e poterli chiamare Diego Armando Maradona, anzi, Maradona no, Diego Armando sicuramente. Mi chiamo Diego Armando Maradona di nome e Mollica di cognome. Erano indecisi tra 3 nomi, Diego, Roberto, Cristian. E allora mia mamma diede via libera a mio padre e lui ebbe la brillante idea di fare una piccola modifica al nome. E così mi chiamò Diego Armando Maradona. Una sera mi ricordo che stavo con degli amici, pioveva molto, andammo a finire una voragine con la macchina. E allora chiamai i carabinieri io per farli venire, chiamai il 112. Allora io gli dissi, sono Mollica Diego Armando Maradona. E lui mi disse, ma che storo, che piacere, ci vuoi dare bocca? E quindi li attaccarono e li dovetti richiamare di nuovo per farli venire, altrimenti... Un'altra parola, un'altra battesima, le persone sceglievano tra Diego e Azzurra. Le femmine azzurre non ne parliamo proprio, qua le donne si vestivano al mattino con quei slip e con i raggiseni fuori tutto azzurro come facevano all'epoca i toscani. E per cui abbiamo fatto parecchi battesimi tra Diego e Azzurra. Mia figlia lo chiama da Giordana. No, non esiste. In onore di mio fratello si chiama Giordano, ma anche perché a quei tempi ovviamente, come tutti sapete, c'era la magica, era Maradona, Giordano e Careca. Io sempre faccio una battuta che dico, se facciamo il terzo figlio che è un maschio, lo chiamiamo Antonio, figlio di facciamo Antonio Careca ed è completato il tridente d'attacco. Io sono sfortunato perché sono nato nell'89. Tra l'altro sono uno dei pochi che non si chiama Diego come Diego Armando Maradona, ma Andrea come Andrea Carnevale. Così, perché a noi non piacevano le cose fatte. Quindi per un gol di Andrea Carnevale io mi chiamo Andrea. Oggi è anche il compleanno di mio figlio, Diego. Oggi compie 6 anni. È nato un mese dopo il compleanno di Maradona. Lui è il 30 ottobre, lui è il 30 novembre. E ogni volta che penso a mio figlio, Diego, mi esce l'immagine di Maradona, dico la verità. Mo mi prenderanno per pazzo qualcuno. Cioè, come tu pensi a figlio, a tuo figlio, pensi pure a Maradona. È un nome che non si può mai dimenticare. Questo è soltanto un esempio per dire come ci fu un coinvolgimento totale della città. Per questo si ricorda un momento forse irripetibile, perché la fede calcistica ha unito l'intera città attorno a questa favola sportiva e probabilmente, vi ripeto, irripetibile. Vorrei tornare indietro per vivere a quest'età quei momenti. Lingua napoletana racconta si dice ucunt,
Pensa che il Vangelo è ocund recund, il racconto di racconti. E per cui per noi ocund, raccontare, è legato proprio alla possibilità di rendere vivo, presente. Per cui non è soltanto un ricordare. Per cui tu guardi una fotografia, riguardi quello che è successo, no? Ocund ti permette di vedere le immagini, di vedere le emozioni, ti rende presente. E quindi è l'eternità nel tempo che viene espresso con la narrazione. È stupendo, è bellissimo. È solo di chi fa della narrazione o del racconto, o ocund, la possibilità di rendere vivo ciò che altri non hanno potuto vedere. Penso che ve l'hanno detto, no? Che di fronte al cimitero di Poggioleare scrissero dopo il primo scudetto: non sapete che cosa vi siete persi. Wow. 10 maggio 1986. La data ha voluto una storia, è quella. O primo 86, proprio l'anno che abbiamo pigliato a Garella, a Giordana. 10 maggio dell'87, quando siamo accorsi tutti, pure io. Dovevo entrare in seminario. È un sogno, la pazzia, la città è esplosa. Sì, a Napoli proprio. Sottengo. Ma ci fu un caos per ben una settimana. Non parliamo di una giornata, parliamo di una settimana, di caos. Fu un giorno che durò 3 giorni. La notte precedente la città era sveglissima. Quella notte io andavo in giro a fotografare, praticamente non chiusi occhio, nemmeno un secondo. Poi andai allo stadio, forse gli ultimi 2 minuti. Io chiusi gli occhi, proprio dormì profondamente, forse per 3 secondi, non lo so. E gli ultimi istanti io mi svegliai con questo suono della trombetta, aprii gli occhi e vidi praticamente tutto azzurro. Bandiere. Mi sto commuovendo perché mi sono ricordato quel momento che fu fantastico, forse uno dei più belli della mia vita. Quando l'arbitro Pairetto fischiò fu veramente un boato di liberazione sociale, non era più sportiva, cioè Napoli aveva vinto, aveva battuto il resto dell'Italia. E non siamo stati molto abituati a questo. Si riunì tutta la città. Nessuno a Napoli riuscì a dormire. Pittammo la strada azzurra, gli archi azzurri. Addirittura dei fuochi pirotecnici per festeggiare lo scudetto che non l'avevamo mai visto. In quei momenti c'era l'anarchia dell'anarchia dei napoletani. Come se avessimo vinto una guerra, non so, i mondiali. Cioè, più di un mondiale di calcio fu l'esempio. Tanto che eravamo entusiasmi come se avessimo venuto San Gennaro per ogni casa nostra napoletana. Partecipavano pure nelle trasmissioni in diretta, radio, televisione. Per strada era giorno. Cioè, io mi trovavo a mezzo a milioni di gente qua a Napoli. Cioè, Napoli sotto in coppa, bandiera, macchine che correvano. E i caroselli, macchine colorate, si faceva festo ovunque, si volevamo bene ancora più di prima. Poi si abbracciavano, si passavano con una rattusa, si azzeccavano più a strada, tutte queste cose più. Ho trovato tutte le famiglie che venivano a prendere i mariti che erano andati allo stadio per abbracciarsi, per incominciare a fare casino per le strade. E mi vengono ancora la pelle d'oca. Secondo me sono andato pure parecchi figli da chi lo vedete, perché stanno lo sacco di Diego. Non sono morto, tanto non sono morto più. Della gioia. Gioia si nomina poche volte, però quella è stata proprio una gioia vera. Il primo amore non si scorda mai, per cui la prima volta è sempre molto più bella della seconda. Il secondo scudetto fu anche lo stesso, una grande festa. Però certo il primo era di un'importanza notevole. Come da scordici? La devi per forza ricordare. Si organizzavano queste feste spontanee per strada. Avevo il 28 pollici, l'abbiamo messo quella finestra e nel mio vivo è andato lucino, ma tu quando venivano a vedere la partita là. In tutti i quartieri c'erano tavolate. Ogni persona portava qualcosa da mangiare e chi passava si sedeva, mangiava, beveva e continuava il giro. I turisti che venivano si sedevano a tavola e mangiavano di tutto. E abbiamo mangiato tutti quanti attorno a questo tavolo. Ho fatto delle pizze, gli facevo spaghetti, ognuno portava qualcosa. Non di dire qui fuori. Che io ho fatto. E i tarallari che offrivano taralli, i pasticceri che offrivano dolci. Fece 10 kg di salsiccia rosso, bianco e verde. Contro il mio negozio facevamo le radici fritte. Fece un capetto candente al fondo mio, non ci andavo. Per la grande festa che si stava aspettando da una vita.
comunque 2-3 giorni proprio che si sballava, proprio sballava. Io non lo so, non ho mai fumato spaniere, non ho mai pigliato cocaina, però pensate che era quella stessa sensazione. In quei momenti si pensavano e potevano far tutto, avevano libero arbitrio alle loro pulsioni più profonde. Pensa che per via Roma, che attualmente oggi viene chiamata anche via Toledo, c'erano delle bare. Con un prete, tutta una serie di vedove e le bare di tutte le squadre della Serie A. Poi dopo si fece il funerale, vero e proprio, portarono una spalla per i quartieri spagnoli, poi per via Toledo, fu un, come dire, una... Dallo stadio a piedi camminammo fino a tarda notte, da un bar all'altro, scendevano in strada famiglie intere dai quartieri. Quindi chiaramente non era impossibile camminare, era, camminavo su una nuvola. Diciamo, anche le persone anziane, molti sono anziane come loro allora, gente di 80 anni, 70 anni che festeggiava e sembravano bambini. Gente che aveva i dolori nelle gambe, correvano, no camminavano, correvano, stavano bastone, Lourdes, dove andai Lourdes. Ero ricoverata all'ospedale dei Pellegrini qui in Pignasecca e c'era questo viavai di infermieri, malati che festeggiavano, chi con lavaggio, chi con la sedia a rotelle. Ne abbiamo fatte di tutti i colori, sfilate con carri. Io mi sono fatto la prima comunione e ovviamente a fianco alla torta, quella classica, io ho avuto lo scudetto col numero uno. Tutti travestiti, anche io da Maradona, sempre il tuo occhio. Non c'avevo capito, dicevano allora la parrucca in testa per sembrare più Diego. A me mi vestirono da pupo, mi mettono in coppa a macchina per girare la città. Eravamo in 8, di cui 2-3 persone sedute sopra al cofano della macchina. E mentre stavamo lì in questo ristorante a festeggiare, sentivamo passare immagini tutto quanto che festeggiava e praticamente ne è rimasto nessuno. Io cos'hai, ho chiesto la casa cena, vado a comunione, vengo fuori a festeggiare. Che bandiera mai, cioè, con crocifisso in vietta, la stessa cosa. È stata una cosa che non dimentico, ho le foto, l'ho voluta quella torta col primo scudetto, perché restasse tra i miei ricordi, perché fa parte della mia vita. Ma ancora oggi, quando mai siamo quei 30 anni che verranno nel 2017, i primi scudetti, comunque si festeggi, cioè, nei cuori dei napoletani ci sta ancora questa festività. Il re di Napoli sta arrivando all'aeroporto. No, il re no. Il re no, sono un cacciatore. Qual è il tuo rapporto con questa città che stiamo vedendo sotto? È un rapporto meraviglioso. Meraviglioso perché secondo me il modo come questa città mi ha accolto non ha uguali in nessuna parte del mondo. Mi poteva ricevere così. Io rispetto. Io rispetto e amo questa città e lo farò per tutta la vita. Perché esto es impagable, yo no puedo entender que... È incredibile che pochi minuti dopo il mio arrivo ci fossero 70.000 persone a salutare. Sì, a salutare un signore che si chiama Maradona e che gioca al calcio. E questa è la forza di Napoli. Però Napoli esisteva anche prima di Maradona e continuerà ad esistere anche dopo la sua partenza. Perché è questa la forza di Napoli, l'amore per il calcio. Guarda qua, facciamo un brindisi, forza ragazzi. Lui non nascerà più, lui non nascerà più, lui non viene più il grande Maradona. Non me ne parlare. Funerale in casa. Male, male, ti dico male, male. Infatti quando se n'è andato lui non abbiamo fatto niente più. Siamo rimasti malissimo. Abbiamo perso tutto quando se n'è andato. È stata una città crista. Eh sì, sono state lacrime per tutti. Come se fosse scappato un padre, no? Pare come se ce l'avessero nuovato, esatto. L'ho detto napoletanamente, pare come se ce l'avessero nuovato. Questo è il mio rammarico. Questo è il mio rammarico più grande. Sai, quando una storia finisce e uno non lo vuole accettare, sai, due persone che, nel caso di Maradona e Napoli, che si sono amati profondamente, improvvisamente questo amore finisce e non ti spieghi nemmeno il perché. Magari non realizzi nemmeno che una storia è finita, perché la grandezza della cosa poi l'abbiamo capita anni a venire. Quell'addio che, come tutte le storie di Napoli, finiscono sempre con un pizzico di amaro, perché diciamo la verità, non c'è stato un saluto finale, non c'è stata una partita di addio. Cioè Maradona è fuggito di notte, quasi come inseguito
da chissà quali gravissimi problemi. Mamma mia, è stato qualcosa che a noi veramente ha fatto male, male, male. Perché prima o poi sarebbe dovuto andare via, però noi volevamo farlo andare via nel migliore dei modi. E là è stata proprio una collera esagerata. È stata una tristezza, perché più un addio è stata una fuga, quella di Maradona da Napoli. È risultato una fuga. Ed è stato molto triste e brutto vedere un napoletano che deve scappare, che deve andare via da Napoli. Cioè, tutte le cose belle hanno sempre una fine, per cui il distacco è stato forte, anche perché poi se ne è dovuto andare quasi di nascosto e così via. Quindi ho pensato che era una parte di Napoli che se ne sarebbe andata. Perché andò via non con la coda fra le gambe, ma di fretta e fuga. È bruttissimo. Non salutare un popolo, non avere una festa adeguata per un addio, perché comunque gli ha dato tanto al calcio napoletano. Un sol colpo, la città fu avvolta da un cono d'ombra, no? Come quello là che ci eravamo tolti di dosso quando lui era arrivato. È andata nell'ambiente malamente e là si è rovinata, ma lo purtroppo l'abbiamo persa. Era il re della città, per cui frequentava locali, usciva con le donne, si divertiva come forse tutti i ragazzi fanno alla sua età. Tutto questo, diciamo, tra virgolette fango, che poi tra l'altro potrebbe anche essere vero, però in qualche maniera sporcava questa iconografia del nostro sovrano che ci aveva portato in giro per il mondo vincendo titoli e trofei. Non nascerà più uno come lui. Per me il calcio è finito. Le separazioni sono sempre dolorose, ma Maradona aveva il ruolo di far felice la gente. Io credo ci sia perfettamente riuscito. Ecco, anche adesso mi viene la pelle d'oca ricordando questi fatti, ti rizzano i capelli, insomma, e i peli sulle braccia, insomma. Per me dopo Diego non esisterà mai nessuno, ma finché che il calcio esiste, per me esisterà sempre Diego, quelli che ci ha dato calcisticamente e umanamente per la nostra città. Un eroe, ecco, noi a Napoli non abbiamo mai avuto un eroe, forse è stato Mazzanillo, ma dopo due giorni si è venduto a Re. Quindi cercavamo proprio l'eroe e lui ci difende sempre, ancora oggi dopo 30 anni. È il nostro paladino, diciamo. È un fratello, è un uomo. Poi tutto il resto, fuori il campo, noi napoletani non ci fregavo, scusate, un cazzo. Non voglio guardare i suoi problemi perché tutti quanti sbagliano. Tutti quanti hanno fatto l'errore, qui ha sbagliato. Non esiste nessuno in coppa faccia della terra che è immacolato. Lui è stato grande anche in questo, ha detto io questa fragilità. E quindi il popolo l'ha accettato. Ma io come uomo, ognuno ha le sue cose. Ma come uomo lo penso pure bene, perché ognuno ha i suoi difetti. È giusto o no? Praticamente può succedere sempre qualche cosa, e può sappare sempre, perché Maradona è Maradona. Per me anche come uomo non riesco a dirgli niente, che veramente noi lo vogliamo bene, guarda, io mi emoziono, perché l'ho visto sofferente, da grandi giochi che ha avuto qua, ha avuto tante sofferenze qua, a me mi dispiace come napoletano, veramente. E lui lo sa, che noi lo vogliamo bene, tutto. Napoli è così, cioè ti fa cocina, ti mangia, è assolutamente passionale in tutto, è un estremo. La storia con Maradona non è mai finita. La natura e la sorte ha voluto che lui ha messo un sigillo, cioè un figlio napoletano, cioè, voglio dire, questo legame con la città, l'unico figlio magico è napoletano, geneticamente, cioè abbiamo un Maradona che è napoletano. Quindi il ciclo si è compiuto, la genesi maradoniana si è compiuta, la fusione è fatta, è conclusa. Sono passate 30 anni e se vedete allo stadio San Paolo escono ancora le bandiere con Maradona sopra. Non lo possiamo dimenticare. E quando parlo di Maradona avete capito come fanno il carne mio. Maradona, è sempre andato a me Maradona. Mi ha fatto sognare, mi ha fatto piangere. Dico, dico. Thank you.
detto che cantavate a quei tempi per Maradona? Olé, 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 Diego, Diego. Olé, 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 Diego, Diego. Abbiamo fatto un mazzato con la vita, Maradona, tutte le città. Abbiamo fatto un mazzato con la vita. Veramente corretto. Oh mamma mamma, oh mamma mamma, mamma mamma, mamma mamma. Sai perché ti batte il corazon? Ho visto Maradona, ho visto Maradona. Ehi, mamma, innamorato. Scusate, signori. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma. Sai perché? Mi corazon, ho visto Maradona, e quella là proprio si esalta nel sangue, usciva quella parola. Oh mamma mamma mamma, guarda, mi batte il corazon, ho visto Maradona, ho visto Maradona. Indimenticabile. E poi si continuò. Ci sono tante, ne abbiamo fatte tante. Grazie. Beh, ragazzi, grazie. Andate verso il vostro fondone, dai. Ciao tesoro. Ci siamo la voce. Signor. Esci. Abbiamo fatto una bella intervista, no? Ma quando usano, ma... Aspetta, ora ce la diamo, poi viene, vengono loro effetti. Boh. E me la c'hai, già. Sudamo, ma ce lo diamo, se la vengono a prendere loro. Non si è piaciuto, sai? Non lo tocco. Non si è piaciuto. Ma te c'è? Non si è piaciuto, vedi?